Ragazzi, buongiorno. Oggi andiamo nel Lazio insieme a Corrado, Oddish e Checco. Sono le 6:30, io ho tanto sonno. Va bene, vado. Oh, siamo arrivati a Bagnoregio. Bagnoregio. Bagnoregio, Ezio Reggio. Ci mangiamo delle pizze che abbiamo comprato da Giacobbe e facciamo il biglietto che costa, dovrebbe costare 1,50 €. Ma come me l'ha messa? Facciamo la fila e poi andiamo là. Siamo giunti al momento delle foto. Oh, finalmente le tanto amate scalette di Francesco. In pratica in questa civita ci vivono circa 6 o 7 persone e per portargli farmaci, alimenti e tutto quanto, l'immondizia, passa un furgoncino sopra questo mini ponte con i pilapiedi. Francesco è ancora assonnato. Queste rocce sono rocce particolari perché sono un composto di roccia arenaria, roccia vulcanica, è un po' un mix di sapori. Ragazzi, questa dove siamo adesso è la grotta etrusca. Ebbene, qui ci ha detto la signora che ci hanno girato l'ultimo film di Pinocchio. Com'è che si dice nella botte piccola? C'è il vino buono. E quella grande? C'è il vino buono. E ancora di più. Renzi che fa? Renzi che fa? E dai. Fuori dalla mia proprietà! Questa una? La visita civita di Bagnoregio è finita e ora ci recheremo da Renzi. Che fa? Andiamo a un'altra parte che nessuno saprà finché non proseguirà nelle prossime clip. Ragazzi, adesso ci stiamo dirigendo verso marzo, parco di Bo Aprile. Adesso lungo la strada vediamo se c'è qualche trattoria per fare pranzo e vediamo cosa ci propone la cucina tipica del Lazio. Nel frattempo Keita ha fatto doppietta purtroppo. Quindi Boba viene fanno da calcio. Boba ha già vinto, ma già noi lo sapevamo da mesi che Boba arrivava primo e vinceva tutto. Il mio distacco iniziale è stato soltanto per tenere un boccio sul fan da calcio. Esatto. Ma tutti non se lo aspettavano, invece bravo Bob! Nell'ultimo momento tac, arriva Bob e arriva primo. Mica cosa? Ristorante agriturismo, buonasera. Buonasera. No use in looking back. Gotta laugh or gotta live. 'Cause I'm so over the past. And I'm living it fast.
Ragazzi, siamo arrivati a Bomarzio e durante il tragitto abbiamo beccato un bel kebab artigianale. Quindi ora facciamo pranzo con un bel kebabone di Bomarzio. Vediamo se è buono oppure no. Sì, la spilla. Oh, guardate che bei kebabboni, ciccioni. E i piatti spillati. Non vogliamo parlare. Che non si spilli, ecco. Tu è errore. Aspetta. Ma in tutto questo disfacelo, Renzi, che fa? Che parola è disfacelo? Siamo arrivati a Bomarzio. Questo è il Parco dei Mostri. Questo parco è stato ideato dal principe Pier Francesco, detto Vicino, nel 1552. Sono sparpagliati per il parco diverse sculture raffiguranti animali grotteschi e figure fantastiche. Un euro se ti butti di fare un video. Certo, muoio. Sei allergico. Vedi qua, ingresso, vedi? Ingresso. Entriamo nel parco. Ora scendiamo e cosa andiamo a vedere adesso? Ercole Caco. Ragazzi, abbiamo trovato delle scritte misteriose. Si va adesso? La tartaruga. Dove che andiamo adesso? Numero 10. Cosa ci è? E grazie. La fontana dei delfini. I delfini. Questo è Iside. Mamma. Sembra un Jack Tide 3. Cos'è questo? Ah, quindi questo è il teatro con obelischi. Una casa. Ah ragazzi, una piccola chicca. Tutte queste sculture che vedete sono delle rocce che hanno trovato qui sparse per il parco, che poi sono state incise e fatte diventare appunto magiche. Ok ragazzi, abbiamo visitato il complesso monumentale, che sono ben 38-39 sculture, e adesso ripartiamo. Forse passiamo al Viterbo per farci un bel gelato e basta.